Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Reberibo 00, capitolo 1. Mamma, ti prego, non andiamo in Louisiana. Qui ho tutto, sto bene così. Lo so che la nostra casa è piccola, però a me piace veramente. Ti prego, mamma, qui ci sono tutti i miei amici. Sara, la casa è troppo piccola. E visto che io e papà vorremmo ampliare ancora di più la famiglia, ci serve una casa nuova. Poi lì c'è il giardino, la piscina e c'è anche un bosco meraviglioso. Figliola, staremo bene. Farei nuove amicizie in Louisiana. È vero, la mamma ha ragione. Piccola, staremo bene. Ma io stavo bene anche qui. Sara, non rompere adesso. Prendi il tuo ultimo scatolone, tanto non è pesante, e andiamo. Va bene. Mamma, quanto manca? Amore, 10 minuti e siamo arrivati. Capito. Finalmente arrivati. Certo che non è niente male la Louisiana, solo che a me manca tanto la mia adorata California. Vabbè, ormai sono qui e devo ambientarmi lo stesso. Amore, hai visto che bella casa? Mamma, questo è solo il fuori della casa, ma se dentro è schifosa? Senti, Sara, adesso smettila di fare la bambina, hai 10 anni. Ci siamo trasferiti che ti piaccia o no. La California ci mancherà ovviamente, ma ora siamo qui, quindi adesso basta piagnucolare. Marta, calma, è normale che fa così. Ha solo 10 anni. Non ti ci mettere pure te, c'è e è tutta arredata, cosa vuoi di più? Amore, non è quello il punto, ma almeno in questo momento molto complicato vorrei che tratti meglio tua figlia. Scusami, Sara. Sono nervosa per il lavoro e me la sto prendendo con te. Scusa, piccola. Tranquilla, mamma. Adesso vogliamo entrare? Entrammo nella casa. Oddio, mamma, è stupenda! Te l'ho detto, piccola. Iniziammo a sistemare tutte le nostre cose nelle varie camere e quando tutti finimmo, ognuno si fece i fatti propri. Matteo, questa casa è troppo bella. Ho persino un ufficio personale e al suo interno c'è una soffitta. Strano, prova ad entrarci. Ecco, questa è inquietante, però è molto grande. Ma cosa ci fa qui uno scatolone? Aprì lo scatolone e c'era dentro un proiettore con 4 nastri con scritto piscina, camere da letto, garage, giardino. Che strano. Amore, la cena è pronta! Arrivo! Presi lo scatolone, lo misi nel mio ufficio e andai a mangiare. Papà, dopo cena ci guardiamo un film? No, piccola, papà deve lavorare. Lavori sempre. Domani pomeriggio, piccola, ci mettiamo a vedere film con popcorn, va bene? Ok, va bene. Mentre mia figlia andò in sala a guardare la TV e mia moglie a lavare i piatti, io me ne andai nel mio ufficio a vedere quelle cassette. Iniziai a vedere la cassetta intitolata Giardino. Non ci credo. Non posso crederci. La guardai 1, 2, 3. Persi il controllo di quante volte la guardai. Povera gente. Però è strano. Dov'è la bambina? Mamma mia. Sulla cassetta c'erano 2 genitori con i loro 3 figli. Uno di 18 anni e l'altro di 15. E la piccola di 6 anni, una famiglia perfetta che giocava e scattavano foto di gruppo per ricordare quella meravigliosa giornata. Rumori strani nella cassetta. Ad un certo punto, mamma, padre e i 2 figli legati al collo sull'albero. Ad un certo punto la corda si allentò e di conseguenza la povera famiglia venne strangolata dalla corda che avevano attorno al collo. Che strano. Dov'è la bambina? Come mai non è appesa pure lei? Poi mi misi a guardare garage.
Madonna, non ci credo. Una famiglia a bordo del proprio veicolo. Credo stiano tornando a casa. Dietro vi erano due bambini. Uno più grande avrà avuto all'incirca 14 anni e l'altro di 5. E davanti c'erano i genitori. Poi, ancora quello strano rumore. E poi vidi la macchina dentro al garage bruciare, con dentro i genitori e il figlio più grande. Le urla strazianti di quella povera gente mi ammazzava. Ma la solita domanda, dov'è l'altro bambino? Tutto strano. Mi misi a guardare camera da letto. Terrificante. Povera famiglia. Sempre così, famiglia composta da mamma, padre e i loro figli. Per la precisione, tre figli. Due più grandi e l'altro più piccolo. Poi, a un certo punto, vi era la famiglia che dormiva, ognuno nelle proprie camere. I genitori sgozzati, i figli pure. Ma quello che mi chiedo, dov'è il bimbo più piccolo? Mi misi a guardare l'ultima, la piscina. Agghiacciante. Sempre la solita famiglia felice. Mamma, padre e due figli. Uno più grande e l'altro più piccolo. Poi il solito rumore. E poi l'orrore. I genitori e il bambino più grande legati alle sedie, con delle corde che portavano dentro la piscina. Ad un certo punto qualcosa li trascinò giù, nella piscina. Ma dov'era l'altro bambino? E soprattutto, cos'è quella cosa strana dentro l'acqua? Andai a dormire, dovetti riposare. La testa per poco non andò fuori controllo con tutte quelle cassette. Mi addormentai subito, quando ad un certo punto